La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro ne lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito è il cuore libero pure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò d'osso lì la funesta delle cagnette a cui aveva soltanto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia m'è stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo al gusto di dare a tutte consiglio giusto. E rivolgendosi alla cornuta le apostrofò con parole argute: il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quella andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Gli arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Gli arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Cuore tenero non è una dote di cui si angolano i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario a sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e capelli in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. È giusto che il sabato sera della TV italiana abbia modo di far sentire una canzone così bella a quei tanti ragazzi che ci seguono e che magari non conoscono De André, una bella possibilità. Io sono del parere che se non si possono suonare le canzoni a scuola, questi testi dovrebbero essere fatti leggere ai ragazzi come testo di letteratura, come poesie. Complimenti, perché anche se la vocalità ricorda anche molto quella di Fabrizio André, non l'hai scimmiottato, non l'hai imitato, sei stato te stesso e questo mi è piaciuto. Hai una bellissima voce. Grazie, grazie. Per me vale. Per me vale. Per me vale. Grazie. Sì, 80%, perché il pubblico, grazie, il pubblico ha gradito molto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.